sinceramente ringraziare il comitato organizzatore che da tempo ha lavorato per organizzare il mio incontro e il mio ingresso con la chiesa di Teggiano Policastro. Un ringraziamento anche fraterno e sincero al comitato liturgico, al cerimoniere che hanno preparato e lavorato per farci pregare con tanta profondità. Un grazie particolare al mio parroco, io sono stato parroco fino a pochi giorni fa di San Nicolio alla Carità nel centro di Napoli, quindi Don Michele mi perdonava tutte le assenze, erano tantissime, è venuto con un gruppo di fedeli insieme all'arciconfraternita dei pellegrini e salutando Don Michele Evidenza saluto tutti i sacerdoti della nostra amata chiesa di Napoli per la testimonianza splendida di servizio e di ministero in una chiesa, in un territorio particolarmente impegnativo nel quale Vostra Eminenza è diventato lo stimolo e la guida per un annuncio pastorale alla luce della spiritualità giubilare. Ringrazio anche i gruppi che vengono ad accompagnare dai redentoristi da varie località, vi porto tutti nel cuore e il dono di questa benedizione scenda copiosa su tutti. Pastore, il Vescovo Antonio, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, Vescovo di questa Santa Chiesa che è in Teggiano Policastro, a nome del Romano Pontefice impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il beatissimo nostro Papa Benedetto, per il nostro Vescovo Antonio, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente e in piena comunione con Dio e con i fratelli. Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Agli amici che ci hanno seguito nelle chiese adiacenti attraverso il collegamento video, va il mio saluto e il mio ringraziamento speciale. Vi aspetto tutti nel chiostro San Francesco per salutarvi di persona. Ecco. Come ben vedete siamo qua all'inaugurazione e l'insediamento dei due vescovi, Monsignor Antonio De Luca, di cui come cavaliere templare di questa zona, il mio nome lo conoscete, Antonio De Lisa da Sanza, faccio i miei saluti e vicinanza al nuovo vescovo, quindi Monsignor Antonio De Luca.